da lucia oggi volevo farvi vedere questo punto punto archetti o uh, rete d'irlanda eh, lo è il punto che io ho usato per il mio scaldacollo Infinity e siccome eh, il uno dei prossimi progetti non il prossimo progetto ma uno dei prossimi progetti sarà con questo punto volevo farvelo vedere eh, e mi avete anche chiesto appunto comunque come si realizzava in, in uh, lineare quindi a pannello ecco mi veniva la parola come si realizzasse a pannello e quindi io ho deciso di fare questo brevissimo tutorial brevissimo perché è veramente un punto molto semplice inizialmente anch'io avevo qualche dubbio su come si iniziasse o uh, finisse il giro in realtà niente di più semplice proprio è, mm, è semplicissimo è, a volte mm, si può pensare che le cose siano un po più difficili effettivamente è veramente di una semplicità estrema quindi adesso vi faccio vedere subito come si realizza questo bellissimo punto Oggi c'è un bellissimo sole, spero riusciate a vedere bene eh, quello che sto facendo perché effettivamente c'è un po' di gioco di ombre e, e luce. Vediamo se riesco a schiarire un attimo. Ecco qua, sperando che non vi dia fastidio poi il riflesso. Allora, andiamo a fare una catenella. È un campione, quindi non non ho necessità di una catenella ben precisa andiamo a farla allora innanzitutto vi dico che il multiplo è di 4 andiamo a montare una ventina di catenelle quindi normalmente 1 2 3 9 quando devo fare le catenelle 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20 ecco qua abbiamo la nostra catenella da 20 andiamo immediatamente quindi a iniziare allora teniamo ehm, la prima per partire io faccio proprio una catenella e faccio la maglia bassa perché perché sennò mi confondo quindi do anche a voi questo piccolo trucchetto per iniziare quando devo fare delle catenelle come partenza io parto sempre con una maglia bassa perché è più semplice poi contare le catenelle successive mentre se io parto adesso come da punto con 5 catenelle poi devo contare 5 catenelle che sono quelle che ho fatto più 4 eh, più 3 che devo saltare ed entrare nella quarta mi diventa un po un casino cioè non diventa un casino è che è più semplice così faccio una maglia bassa al posto della prima catenella vado a fare quindi 4 catenelle invece di 5 ed ora salto 1, 2, 3 catenelle di base nella quarta entro e faccio la mia prima maglia bassa quindi abbiamo fatto il nostro primo archetto di nuovo adesso ne facciamo 5 di catenelle quindi da ora in poi sempre 5 2, 3, 4 5 catenelle saltiamo sempre 3 maglie eh, 3 catenelle di base nella quarta entriamo e lavoriamo una maglia bassa di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle ne saltiamo 1 2 3 di base nella quarta nella quarta maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle sempre 3 di base nella quarta maglia bassa allora aspettate 1 2 3 ok maglia bassa 1 2 3 4 5 saltiamo 3 catenelle nella quarta maglia bassa in questo caso ecco qua perfetto abbiamo il nostro primo giro Ora cosa facciamo? 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo il lavoro ed entriamo direttamente nell'archetto fatto sotto e ci agganciamo con la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Ci agganciamo di nuovo nel prossimo archetto con una maglia bassa. Allora, aspettate che allontano un pochino perché secondo me vedete meglio se allontano. Di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle, di nuovo archetto successivo, entriamo maglia bassa. 1 2 3 4 5 archetto successivo maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 archetto, successivo maglia bassa e abbiamo fatto il secondo giro. Non dobbiamo agganciare il bordo da nessuna parte. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo fatto semplicemente nell'ultimo archetto, che sarebbe il primo di inizio, la nostra maglia bassa. Ora 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Voltiamo il lavoro di nuovo, archetto maglia bassa. Adesso vi sembra che sia storto. Quando andremo a agganciare, poi l'altra eh, tirandosi si raddrizza. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, prossimo archetto, entriamo una maglia bassa. 1, 2, 3. 4, 5, prossimo archetto, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, prossimo archetto, maglia bassa. Abbiamo questo archettino piccolo, consideriamo anche lui. 1, 2, 3, 4, 5, archettino, maglia bassa. Per quello che vi ho detto, ogni, dovete entrare in ogni archetto semplicemente, ma senza andare a cercare il bordo per agganciarci e chiudere il giro. Dove c'è un archetto ci infiliamo con la maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. Giriamo il lavoro. Archetto, maglia bassa. E si prosegue così. Quindi... In ogni archetto entriamo dopo le 5 catenelle e facciamo la maglia bassa semplicemente non dobbiamo fare nient'altro una volta fatta la catenella iniziale e fatti i primi archetti funziona sempre così quindi in ogni archetto si entra e si fa la maglia bassa anche quelli piccoli quindi 1 2 3 4 5, entriamo nell'archetto, maglia bassa. Vedete? Siamo perfettamente dritti con i bordi, anche se abbiamo, non abbiamo agganciato da nessuna parte per avere il lavoro chiuso. Di fatto non si chiude il lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, si volta. E si entra direttamente nel primo archetto con una maglia bassa vedete in questo caso creiamo l'archetto piccolino che chiuderemo poi eh, alzeremo poi con il giro successivo mentre di qua vedete ne abbiamo un altro piccolino agganceremo le cinque ehm, finali e si va sempre così quindi il lavoro verrà in questo modo dritto all'inizio sembrerà che vi mancherà un pezzettino ma eh, dal secondo terzo giro vi renderete conto che effettivamente il lavoro sale dritto anche se non avete né aperto né chiuso il lavoro in fondo al giro. È sempre così. Fatti i primi archetti si gira senza chiusura di nessun tipo, 5 catenelle Primo archetto 5 catenelle, secondo archetto 5 catenelle, terzo archetto 5 catenelle, quarto archetto 5 catenelle nell'archettino piccolo. Ci si alza con 5, si aggancia successivamente in ogni archetto e sarà sempre così il lavoro. È veramente una cosa di una semplicità estrema, vedete il, questo punto è comunque molto d'effetto, quindi tenendo conto che il multiplo è di 4 e magari fate un campioncino a seconda del filato, ci potete fare veramente qualsiasi cosa con questo punto che io ritengo veramente molto molto bello ed effetto anche se è di una semplicità estrema. Spero di aver spiegato bene questo punto. Spero di non essermi dilungata come al solito in chiacchiere. Io sono una chiacchierona, quindi a volte mi dilungo in chiacchiere. Spero il riflesso del sole non vi abbia dato troppo fastidio. Vedo che adesso più o meno sta andando via, ma c'era un po' di sole all'inizio. Vi invito a venire a trovarmi, come sempre, sul mio gruppo Creando con Luce Franci, gruppo Facebook. Eh, ho il prossimo progettino in cantiere, devono arrivarmi, ehm, deve arrivarmi del materiale ehm, che volevo eh, recensire, quindi a, a breve mi arriverà questo materiale e quindi eh, vi farò una recensione. Il prossimo progetto, progetto come eh, chi mi segue sul gruppo, è già in lavorazione, quindi eh, arriverà a breve. Per ora vi mando un grosso bacio e un grosso ciao da Lucia al prossimo tutorial. Ciao ciao!